Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ovviamente non sono a Spilimbergo, il mio paesino, ma mi trovate a Firenze, mi trovo a Firenze. Da questa parte c'è la stazione Santa Maria Novella, dove sono praticamente appena arrivata, giusto il tempo di andare in ostello, fare il check-in e poi tornare indietro, mentre di qua c'è appunto la chiesa di Santa Maria Novella. Quindi oggi, per il pomeriggio che mi rimane, esplorerò un pochino i dintorni dell'ostello e magari vi farò vedere la parte del Duomo by night, durante la serata, per poi appunto concentrare tutto nei due giorni che arriveranno, appunto per farvi appunto vedere tutto quello che c'è di meglio da vedere a Firenze. Ragazzi, prima di salutarvi volevo farvi appunto il resoconto delle mie spese giornaliere, come mia abitudine fare per questi travel vlog. Allora, la prima spesa è stata il treno da Casarsa a Mestre, sono 8,40 euro, poi in stazione a Mestre 1 euro per i bagni, purtroppo ne avevo bisogno. Per il tratto invece da Mestre a Firenze io ho pagato con Italo solo 2,90 euro, avrebbero dovuto essere 20 euro in più perché avevo un buono, quindi l'ho sfruttato in questa maniera. Successivamente per l'ostello tre notti più la tassa di soggiorno, in totale sono 63 euro. Come avete potuto vedere dal video, appunto sono finita dentro alla Galleria degli Uffizi, ho approfittato appunto del fatto che non ci fosse coda, non ci fosse praticamente nessuno dentro, quindi sono altri 12 euro. E per finire la cena, che non avete visto ma mi è costata solo 6,50 euro, sapete che non vado a cercare cose troppo strane, appunto, ecco, troppo particolari e troppo costose, ma insomma appunto questo è stato la mia giornata. Poi vedete in sovraimpressione il mio budget, quindi quello che ho speso in totale. Spero che questo primo video da Firenze vi sia piaciuto.
Se è così, lasciate un like e iscrivetevi per non perdervi i prossimi video sempre da Firenze. In descrizione trovate il link a tutti i miei social per seguirmi nelle mie avventure in diretta. Detto questo, io vi saluto e vi dico have a nice life.